Tornano i giardini a Natale a Faenza e tornano nel centro storico con un allestimento alquanto particolare. Del resto, nulla è mai scontato, nulla è mai simile all'anno precedente. Riescono sempre a stupirci, a riservarci delle gradevoli sorprese. Nei giorni scorsi siamo andati a vedere l'allestimento, il montaggio di questi giardini particolari e devo dire che le sorprese ci sono state, non da restare a bocca aperta, ma direi con il naso all'insù. Titolo di questa edizione, infatti, è Giardini in volo. E perché siamo andati a vedere l'allestimento? Perché è giusto anche valorizzare tutto l'impegno, l'operato, il lavoro, la fatica che c'è dietro il montaggio, la costruzione di una bella esposizione. Oggi sono qui in studio per illustrarci progetti, programmi, eventi collaterali a Giardini a Natale Marco Valtieri, capo servizio ambiente e giardini dell'Unione Romagna Faentina, Claudia Zivieri, assessore ai lavori pubblici del Comune di Faenza, e ci raggiungeranno tra poco due preziose collaboratrici, sono due tirocinanti, ma le definiamo collaboratrici, Silvia Tagliaferri ed Enrica Dalla Vecchia, che ci raggiungeranno tra poco. Allora, Giardini in volo. Perché questo titolo? Allora, l'idea appunto quest'anno è il Servizio Giardini che organizza per la decima volta, quindi la decima edizione, i giardini a Natale si è voluto superare e quindi ha creato appunto questi giardini in aria. Quindi la parola appunto giardini in volo proprio rende l'idea ed è effettivamente così. Giustamente, come diceva appunto, bisogna stare con il naso all'insù e ancora una volta questi giardini allestiranno il nostro centro storico e abbiamo voluto appunto creare un qualcosa, diciamo un connubio tra passato e presente, perché questi giardini vogliono ricordare da una parte il giardino pensile del passato e dall'altro il giardino verticale appunto che attualmente è molto diffuso. Devo dire appunto, come dicevo, il Servizio Ambiente e Giardini si è superato, siamo ritornati nel centro storico e anche questi giardini, anche attraverso il verde, ancora una volta si può abbellire la nostra città, il nostro centro storico. Permettetemi di ringraziare tutti gli sponsor, devo dire numerosissimi quest'anno e ogni anno aumentano, quindi questo vuol dire comunque che è una manifestazione che piace, che viene sostenuta appunto tutti gli sponsor che sostengono questa manifestazione, perché anche grazie a loro, oltre al lavoro di tutti i componenti del Servizio Ambiente dell'Unione della Romagna Faentini che si può realizzare questa manifestazione. E come amministrazione comunale siamo molto orgogliosi per il decimo anno di averla appunto tra gli eventi del nostro Natale. L'allestimento dunque è stato effettuato in Piazza del Popolo, sotto i portici. Sì, i giardini si concentrano nel Piazza del Popolo, sono 16 giardini in concorso, perché poi parleranno le ragazze dopo, ci sarà anche voto al giardino preferito, dove i cittadini possono appunto decidere quale giardino preferiscono. 16 giardini, più ci sono due giardini fuori concorso, uno è stato realizzato dal nostro servizio sopra la fontana monumentale, una mongolfiera che simboleggia il sollevamento della fontana, quindi il titolo di questo giardino è E se prende il volo? Mentre abbiamo questi 16 giardini che si sviluppano appunto sotto il porticato. Sono delle griglie che abbiamo preparato noi come servizio, abbiamo installato e dove i giardinieri e i vari allestitori si sono adoperati per appunto portare il giardino. Oltre al giardino volante abbiamo anche il giardino verticale e questo è stato realizzato dagli allestitori sulle colonnato, quindi gran parte delle colonne, 32 colonne, sono state addobbate con i vari temi che sono stati sviluppati dagli allestitori. Quindi abbiamo giardini sospesi e giardini che si arrampicano lungo le colonne, esatto, del portico.
Bene, poi come ogni anno importanti eventi si affiancano alla manifestazione Giardini a Natale. E mercoledì 18 dicembre si terrà un importante convegno presso il Cinema Teatro Sarti a Faenza. Esatto. E quale sarà il tema? Allora, il titolo del convegno è Alberi e giardini monumentali, parlare di alberi per parlare di uomini. Il convegno si sviluppa nell'arco dell'intera giornata e saranno presenti maggiori esponenti e esperti per quanto riguarda il verde in città e il verde ornamentale che sono oggi in Italia. Quindi avremo il professor Lucio Montecchio dell'Università di Padova, avremo Giovanni Morelli che insegna all'Università di Venezia e comunque un agronomo di fama nazionale e internazionale, perché so che in questi giorni per esempio è in America a fare dei lavori. Poi abbiamo il professor Ferrini, dell'Università di Firenze, anche lui è veramente un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche del verde, è presidente del corso di laurea dell'Università di Firenze, quindi si può portare veramente tante informazioni per meglio gestire il verde nelle città e capire meglio quali sono tutti i benefici che il verde in città ci può offrire. Nel pomeriggio sarà presente anche la professoressa Maria Eva Giorgioni dell'Università di Bologna assieme all'Istituto Agrario di Faenza, la professoressa Romana Selli, e lì invece sarà presentato quello che sarà il premio internazionale Rose, che dal prossimo anno si svolgerà a Faenza, quindi da Milano si sposta a Faenza in maniera permanente. Segue poi la dottoressa Anna Letizia Monti, una famosa paesaggista che lavora molto e è molto appassionata, quindi anche lei ci porterà tante informazioni. Chiuderà poi la giornata il professor Mauro Luciano dell'Università di Salerno, nonché anche direttore del Giardino della Minerva, che è uno dei 10 giardini più belli d'Italia. Ho avuto modo di recente di visitare il giardino e di conoscere il professore, non può non essere ascoltato, quindi vi aspettiamo questo meraviglioso convegno. Faenza è una città che ha una forte vocazione per il verde. Io vorrei sottolineare che ancora una volta il comune di Faenza si è aggiudicato dei riconoscimenti, ad esempio il primo premio della 6ª edizione di Vivi il Verde 2019, Intelligenza della Natura e Progetto Umano, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Tra l'altro l'edizione 2019 ha visto organizzati più di 150 eventi da Piacenza a Rimini per vivere il verde in tutte le sue sfumature, quindi un bel riconoscimento. La consegna del premio è avvenuta nel settembre scorso presso la Biblioteca Guglielmi dell'Istituto dei Beni Culturali Naturali dell'Emilia-Romagna. Ecco, la motivazione per l'iniziativa dal titolo A tutto tondo, a cura del Servizio Ambiente e Giardini dell'Unione Romagna Faentina, in sinergia con associazioni e soggetti privati che si sono tenute al Parco del Tondo l'anno scorso, quindi, e si sono distinte, ecco come recita la motivazione, per originalità ed innovazione, coinvolgimento del pubblico, qualità dell'intervento e molteplicità dei soggetti coinvolti. Ecco, è sempre un impegno corale che c'è dietro a queste vostre iniziative. Infatti avete sottolineato giustamente gli sponsor, ma anche il volontariato. Sì, è fondamentale l'esperienza che abbiamo da anni col volontariato. Proprio domani sera abbiamo organizzato una pizzata offerta a tutti oltre 200 volontari che nel nostro territorio svolgono le loro attività per darci una mano, per essere presenti nel territorio e per migliorare quello che è la qualità della manutenzione del verde, ma anche per divulgare quelle che sono le buone pratiche e quindi creare questo collegamento forte tra l'istituzione pubblica e quella che è la cittadinanza. Siete soddisfatti di questo ritorno nel centro storico? Sì, siamo molto contenti. Allora, ci è piaciuta anche l'esperienza sicuramente dello scorso anno al Parco del Tondo, che poi peraltro appunto ci ha consentito anche di vincere il premio di cui parlavamo adesso. Però vivere il centro, il Natale, con appunto anche l'arredo dei giardini di Natale, devo dire che è tutta un'altra cosa. Ormai sono nati in centro storico e
secondo me è la giusta collocazione del verde, che a dimostrazione appunto sì che sono verde i parchi, ma è verde anche, appunto, può essere verde anche una decorazione. Fino a quando resteranno allestiti i giardini in volo? Allora, fino alla fine dell'anno, all'inizio appunto dell'anno prossimo, con la premiazione che ci sarà la notte del 5 di gennaio per il giardino, diciamo, più bello durante la notte Bissò. Ogni anno a Giardini a Natale si affiancano tanti eventi collaterali di rilievo. Enrica Dalla Vecchia, collaboratrice, vogliamo illustrarne alcuni? Sì, si comincia sabato 14 dicembre con la cerimonia inaugurale alle ore 17 presso il Salone delle Bandiere, la Sala del Consiglio del Comune di Faenza. E mercoledì 18 dicembre ci sarà un importante convegno dal titolo Alberi e Giardini Monumentali, parlare di alberi per parlare di uomini, alle ore 9 presso il Cinema Sarti di Faenza. Si tratta di un convegno a cui parteciperanno esperti del campo. Giovedì 19 dicembre ci sarà alle 10.30 l'inaugurazione dei lavori del progetto Aiuola Pierre Rimbaud, mentre alle 12 ci sarà la messa a dimora di un albero per il progetto 400. Si tratta di un progetto dell'Università di Padova dove le piante verranno monitorate e seguite per 400 anni. Infine, domenica 5 gennaio, ci sarà la premiazione del giardino vincitore alle ore 21 durante la Notte Bisò in Piazza del Popolo a Faenza. Ogni anno a Giardini di Natale si affianca anche un concorso fotografico. Silvia Tagliaferri, altra collaboratrice, sì. Come si svolge? Allora, anche quest'anno torna il concorso Vota il tuo giardino preferito. Quindi sarà possibile votare scrivendo il numero del giardino preferito nel tagliandino della brochure oppure su un foglio bianco, e sarà da imbucare nell'urna che si trova presso l'ufficio della Proloco, che è situato sotto il voltone della Molinella in Piazza del Popolo a Faenza. In alternativa è possibile andare sulla pagina Facebook Giardini a Natale e votare il proprio giardino preferito mettendo un like alla foto corrispondente. Il termine per la votazione è mercoledì 1 gennaio 2020. Sono in programma anche visite guidate? Sì, sabato 7 dicembre e sabato 14 dicembre ci saranno le visite guidate della Proloco alle ore 15 dal titolo Non solo alberi di Natale, giardini segreti nel centro di Faenza. E le visite sono, il punto di ritrovo è l'ufficio della Proloco sotto il voltone della Molinella nel centro di Faenza. Altre iniziative? Allora, altre iniziative tutti i sabati di dicembre, quindi 7, 14, 21, 28 e sabato 4 gennaio sarà possibile partecipare gratuitamente a un training itinerante dove il punto di ritrovo sarà alle ore 9 presso la fontana che si trova in piazza. La partecipazione appunto è gratuita e si richiede un abbigliamento sportivo. Luminarie natalizie, quest'anno è stata fatta una scelta importante. Assessore Zivieri. Sì, quest'anno appunto attraverso le luminarie natalizie abbiamo voluto, diciamo, sostituire almeno simbolicamente l'albero di Natale, e quindi sono le stesse luminarie che creano scendendo appunto a cascata dalla torre civica l'effetto di un albero di Natale, quindi una scelta assolutamente ecologica condivisa con l'associazione di categoria e con appunto il consorzio Faenza Centro. Devo dire la scelta ecologica era già stata fatta anche negli anni precedenti, perché comunque per realizzare l'albero all'interno del centro storico il comune di Faenza aveva sempre utilizzato alberi che dovevano essere abbattuti, e quindi era stati utilizzati appunto alberi che comunque non potevano più continuare, diciamo, il loro ciclo di vita. Quest'anno non ce n'erano disponibili e quindi abbiamo
voluto appunto creare l'effetto dell'albero attraverso queste luminarie, e devo dire che l'effetto scenico è veramente bellissimo. Nel momento in cui si accendono le luci, la piazza si illumina, c'è questa cascata che è stupenda e che interagisce molto bene appunto con i giardini in volo, e quindi invito tutti insomma a venire nella nostra città a vedere le luminarie di quest'anno. E per quanto riguarda gli allestitori, abbiamo notato una cospicua presenza da altri comuni. Sì, è verissimo, quest'anno appunto oltre al comune di Cervia, che è il nostro, diciamo, potremmo dire appunto comune gemellato per quanto riguarda il verde, e in aggiunta abbiamo un importante altro comune romagnolo che è il comune di Cesena, e poi dagli altri comuni abbiamo anche importanti allestitori privati vivaisti, e non solo, sono state appunto conformate le collaborazioni con l'Istituto Persolino Stro e con l'Istituto Comprensivo Europa, e poi ancora con anche tanti altri importanti allestitori vivaisti del nostro territorio. Quindi ci fa piacere che comunque continuino ad apprezzare e collaborare con noi. Prima si parlava di volontariato, ecco, ci tengo a rimarcare che anche gli allestitori quello che fanno lo fanno per passione, per il verde e per puro spirito di volontariato. Certo. Torniamo al convegno del 18 dicembre. Non è finita. Dopo il 18 gli eventi continuano. Sì, i relatori rimarranno a Faenza, faremo una serata insieme, e il giorno dopo ci sposteremo a inaugurare due importanti iniziative. Prima sono state citate, volevo rimarcarle un attimo. In particolare si darà il via a un progetto, una sperimentazione legata a due tigli che sono presenti a Faenza, e questi due tigli, questa aiuola sarà intitolata Pierre Rimbaud, un famoso studioso francese che ha lavorato anche a Faenza, cioè, e che ha contribuito a migliorare la qualità del verde della nostra città, purtroppo oggi non è scomparso. Questi due tigli saranno presi in consegna da un gruppo di arboricoltori professionali di alberi sparsi, e questi per 10 anni saranno appunto, su questi alberi saranno effettuate delle lavorazioni che consentiranno appunto di studiare queste due piante che sono arrivate a fine ciclo vita. Quindi ci sarà questo importante evento, e poi ci spostiamo invece all'Istituto Agrario di Faenza, l'Istituto di Persolino, dove pianteremo un albero che per aderire a questo progetto nato dall'Università di Padova, un progetto 400 viene chiamato, appunto. Queste piante saranno monitorate per 400 anni, fotografate, studiate, saranno gli alberi monumentali del futuro. È una cosa molto forte a livello simbolico, è una cosa molto importante. E quindi sarà dedicata tra l'altro questa piantagione al Roberto Bucci in occasione del 50° anniversario della realizzazione del Parco Bucci di Faenza, il parco principale di Faenza, fiore all'occhiello della nostra città. Come dicevo all'inizio, ogni anno riuscite a stupirci, ci riservate delle sorprese. Ricordo alcuni titoli: l'Eden, il giardino della conoscenza, gnomi, fate, altre fiabe, l'albero, la magia dei simboli, tutti i colori del verde. Quest'anno perché Giardini in volo? Giardini in volo nasce da una collaborazione con Oscar Dominguez, che ci ha aiutato a fare delle scelte innovative. E ci ha seguito, e quindi l'idea era appunto quella di essere in piazza senza occuparla. Cioè, noi siamo nella piazza, non abbiamo dei giardini che occupano gli spazi, ma sono tutti giardini che lasciano liberi gli spazi. Quindi nasce un po' da questo concetto, perché lavorare comunque in un centro storico dove ci sono mercati, dove ci sono tante attività, feste, è sempre difficile. Abbiamo provato tante sistemazioni diverse nei corsi oppure negli angoli nascosti. Questa è un'idea nuova, quella che siamo presenti ma non occupiamo la piazza. Una presenza non invasiva. Insomma. Non invasiva, una presenza che vuole creare suggestioni, fantasie, come quella che dicevamo prima sulla fontana, che può essere interpretata in mille modi.
tanti chiedono ma cos'è la luna, cosa rappresenta? Beh, ognuno può fantasticare e farsi la sua idea. E poi l'anniversario dell'allunaggio magari richiama, esatto, riferimenti. Bene, allora tutti con il naso all'insù, appuntamento a Faenza per ammirare questi giardini in volo. Ringrazio per la partecipazione Marco Valtieri, capo servizio Ambiente Giardini Unione Romagna Faentina, l'assessore Claudia Sivieri, assessore ai lavori pubblici del Comune di Faenza, Silvia Tagliaferri ed Enrica Dalla Vecchia, che sono due preziose collaboratrici in questa organizzazione. Vi aspettiamo a Faenza, a tutti voi, grazie per l'attenzione.